L'imperativo è vincere per alimentare la fiammella della speranza in chiave playout. Subito Lentella all'Adriatico, ultima in classifica, virtualmente spacciata, ma tutt'altro che in belle, soprattutto decisa a non regalare nulla, almeno in teoria sarà così. Grassadonia. È una sfida senza domani, quella con Lentella, ma anche ricca di incognite per quello che è successo in queste due settimane, ma anche per l'avversario che ha cambiato l'allenatore. Non sappiamo, insomma, come giocherà, che tipo di atteggiamento assumerà, no? Sì, come dicevo prima, insomma, difficoltà nelle difficoltà. Sicuramente affronteremo una squadra che verrà a giocarsi la partita, una squadra che ha cambiato allenatore, che non darà certamente riferimenti, però dobbiamo giocare da Pescara e quindi sappiamo quanto è importante la partita nostra. Dobbiamo giocare con la testa, con il cuore, con le gambe, dare tutto quello che si ha e raccogliere quanto questa squadra merita. All'andata una delle partite più brutte del Delfino, al pari di quella di Vicenza, nulla a che vedere col disastroso Pescara di inizio stagione, senza identità e neanche un minimo di organizzazione. Storia passata che però ha inciso profondamente sul proseguo del torneo. Nelle ultime uscite Grassadonia è stato capace di rivitalizzare il gruppo, un gruppo finalmente diventato squadra. Quindi l'imprevisto del Covid, allenamenti individuali e non collettivi, non esattamente la stessa cosa, l'imponderabile nel momento migliore, ma tutto questo non può né deve rappresentare un alibi. Machin a disposizione, tante assenze su tutte quella di Busellato, ma anche il recupero di un calciatore prezioso come De Sena, abile lo stesso Bocchetti che tuttavia ripartirà dalla panchina. Il probabile 11 Fiorillo Trepali per il capitano, presenza numero 220 con la Delfino, come il compianto Gino Di Cenzo. Bellanova, Gut, Scognamiglio e Masciangelo in difesa. A centrocampo De Sena, Valdifiori e Macin, preferito quest'ultimo a Maestro, non al meglio a causa della frattura del setto nasale. Davanti Galano e Capone a supporto di Odgaard, convocati Primavera, Sorrentino, Chiarella, Longobardi e Daloia. Per contro Lentella, appena 5 punti nel girone di ritorno, subentrato a Vincenzo Viverini il neotecnico Gennaro Volpe, 40 anni, ex capitano dei Liguri, si giocherà la conferma. Squalificato Coppolaro, altresì in disponibili Cutsu Pias, Paroni, Toscano, Nizzetto, Capello e il terzo portiere Albertazzi. 4-3-1-2 il sistema di gioco, il possibile 11, Russo Trepali, De Col, Chiosa, Pellizzer e Costa in difesa, Dragomir in cabina di regia, interni Brescianini e il classe 2001 Simone Andreis, Schenetti tra le linee alle spalle di Mancosu e Rodriguez. Almeno inizialmente gli ex Paolucci e Brunori partiranno dalla panchina. Domani la squadra dovrà dare delle risposte soprattutto a se stessa e a credere fortemente ancora in queste 5 partite che ci devono portare assolutamente all'obiettivo che tutti noi abbiamo in mente. E se le dicessi tutto quello che abbiamo vissuto dovremmo stare 3 ore a fare conferenza stampa. Invece noi dobbiamo andare oltre e azzerare tutte le negatività che ci sono e pensare alla partita di domani, che non sarà assolutamente facile. Basti vedere, e anche questo dicevo alla squadra, quello che è successo tra Parma e Crotone. Quindi nessuno ci regalerà niente, dobbiamo essere bravi noi ad andarcelo a prendere. L'ultima affermazione contro Lentella risale al dicembre 2015, 2-0. Oddo in panchina, la prima nell'ottobre 2014 l'Adriatico, 4-0, allenatore Marco Baroni. Maniero, la rincorsa, il destro, rete, il Pescara si porta in vantaggio. Politano, vediamo, c'è poi la verticalizzazione, sponda di Biarda, Solinari, attenzione, Maniero, sinistro, rete, il raddoppio del Pescara. Questo fraseggio reiterato, scatta il pressing del Pescara, attenzione il numero 4 Volpe, palla indietro, ancora per Russo, incredibile lo svarione, Maniero, rete, il terzo gol, il cadeau di Russo al minuto 14 nel corso della ripresa. 3 gol di Maniero. Pasquato, 16 metri, il destro, rete, 4-0. Il Pescara fa il poker con Cristian Pasquato all'altezza di 18 metri per essere più precisi. Arretrato troppo la retroguardia ligure, destro incrociato, molto bello, chirurgico da parte di Cristian Pasquato. Nulla da fare per Paroni.